tacco fatto. Cosa ne pensa, dottor Rob? È stupendo, dottoressa Ellie. Sembra proprio pelle di serpente. Incredibile che sia solo una vernice. È la magia dei nostri effetti speciali. Sanno ricreare materiali, colori, superfici della natura, dal ghiaccio alla seta. Ora vi spieghiamo come. Ogni effetto speciale può essere ottenuto utilizzando come supporto MDF, carte isolate o le essenze legnose più comuni. Il supporto deve essere preparato carteggiando accuratamente con carta a grana 150. I residui della carteggiatura devono essere quindi eliminati con un getto d'aria compressa, per poi procedere all'applicazione dei prodotti vernicianti. Si raccomanda di agitare accuratamente i fondi e le finiture una volta miscelati con relativi induritori, catalizzatori o diluenti. L'essiccazione indicata è prevista a temperatura ambiente. Partiamo dagli effetti pelle di serpente e craquelé. Per ottenere l'effetto pelle di serpente, utilizzate il fondo nitro nel colore desiderato, il diluente nitro, la patina assolvente nel colore desiderato, la finitura acrilica, l'induritore per acrilici e il diluente poliuretanico. Per ottenere il craquelé, invece, occorre procurarsi il fondo nitro nel colore desiderato, il diluente nitro, la patina assolvente nel colore desiderato e la finitura nitro. Passiamo all'applicazione. Per realizzare l'effetto Sydney pelle di serpente, occorre miscelare il fondo nitro con il diluente in rapporto 100:40. Poi si applica il fondo così preparato in quantità di circa 150 grammi a metro quadro e si attende 4 ore. Quindi applicate la patina in massimo 2 passaggi con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Lasciate essiccare per 8 ore e successivamente applicate la finitura seta miscelata con l'apposito induritore e il diluente in rapporto 100:30:30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 24 ore. Ecco l'effetto finale. Per l'effetto Istanbul craquelé, invece, occorre miscelare il fondo con il diluente in rapporto 100:40. Proseguite con l'applicazione del fondo in quantità di circa 150 grammi a metro quadro. Attendete 4 ore e quindi applicate la patina assolvente in massimo 2 passaggi con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Lasciate poi essiccare per 8 ore. Durante questo tempo, la patina svilupperà le spaccature che caratterizzano l'effetto Istanbul. Applicate la finitura nitro diluita con il diluente in rapporto 100:30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. In questo caso, l'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Guardate come prende forma l'effetto. Passiamo all'effetto Barcelona, che ricrea l'aspetto del mosaico, e all'effetto Helsinki, ghiaccio spaccato. Per ottenere entrambi occorrono il fondo all'acqua nel colore desiderato, la patina assolvente nel colore desiderato, la finitura acrilica, lucida per l'effetto Barcellona, opaca per l'effetto Helsinki, l'induritore e il diluente. L'applicazione è differente. Per l'effetto Barcellona mosaico bisogna applicare il fondo all'acqua in quantità di circa 150 grammi a metro quadro. Attendete 4 ore e quindi applicate la patina assolvente. La patina deve essere applicata in massimo 2 passaggi con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Lasciate essiccare per 8 ore. In questa fase la patina svilupperà l'effetto mosaico spaccandosi in maniera regolare e minuta. Una volta perfettamente essiccata, applicate la finitura acrilica lucida miscelata con induritore e diluente in rapporto 100:80:40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore.
Per l'effetto Helsinki ghiaccio spaccato, occorre applicare il fondo all'acqua in quantità di circa 150 grammi a metro quadro. Attendete poi 35 minuti prima di applicare la patina in massimo due passaggi, con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Il rispetto dei tempi di sovrapplicazione tra il fondo all'acqua e la patina è fondamentale per l'ottenimento del risultato. È necessario che l'applicazione della patina avvenga quando il fondo non è completamente reticolato, ma solo in fase di fuoripolvere. Lasciate essiccare per 8 ore. Durante questo tempo, la patina andrà incontro a spaccature profonde, larghe e irregolari, con particelle di grandi dimensioni. Una volta perfettamente essiccata, procedere alla sovrapplicazione con finitura acrilica opaca miscelata con induritore e diluente in rapporto 100 a 10 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Gli effetti Shanghai e Las Vegas ricreano rispettivamente l'aspetto della seta e una finitura luminescente. Per realizzare l'effetto Shanghai occorre procurarsi il fondo poliuretanico bianco, il fondo poliuretanico nel colore desiderato, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, la finitura acrilica effetto seta e l'induritore per finitura acrilica. Per l'effetto Las Vegas, invece, munitevi della tinta del colore desiderato, del fondo acrilico luminescente, dell'induritore, del diluente e della finitura acrilica. Per ottenere l'effetto Shanghai, occorre miscelare il fondo bianco con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme, con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 380. Applicate poi il fondo a solvente del colore desiderato, miscelato con l'induritore e il diluente, in rapporto 100 a 50 a 30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 130 grammi a metro quadro. Lasciate essiccare per 12 ore e poi carteggiate con carta 320. Infine, sovrapplicate con la finitura effetto seta, preparata miscelando alla finitura lo specifico induritore e il diluente in rapporto 100 a 30 a 30. Per il perfetto raggiungimento del risultato, è necessario rispettare rigorosamente le grammature di finitura, che sono di 100 grammi a metro quadro. La perfetta essiccazione si ottiene dopo 24 ore. Per l'effetto Las Vegas, diluite la tinta scelta con il diluente in rapporto 100 a 600. Applicate in modo uniforme sul supporto scelto circa 30 grammi a metro quadro. Attendete un'ora e applicate il fondo acrilico luminescente miscelato con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. L'applicazione può essere uniforme su tutta la superficie dell'oggetto oppure limitata a piccole aree a seconda del risultato che si vuole ottenere. Attendete due ore e applicate il fondo acrilico miscelato con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. Attendete ancora due ore e carteggiate l'intera superficie con carta grana 320. Applicate poi in maniera uniforme la finitura acrilica miscelata con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30, in mano unica di circa 100 grammi a metro quadro. La completa essiccazione avviene in 8 ore. L'effetto Manhattan ha due varianti, luminoso e in tinta. Per il primo occorrono il fondo acrilico nel colore desiderato, la finitura acrilica metallizzata nella grana desiderata, grossa, media o fine, l'induritore e il diluente. Per l'effetto in tinta, invece, utilizzate il fondo poliuretanico bianco, l'induritore per fondo poliuretanico, la finitura acrilica metallizzata nel colore scelto, rame, alluminio chiaro, grigio, oro caldo, l'induritore per finitura acrilica, il diluente. Iniziamo con l'effetto Manhattan luminoso.
Per prima cosa, miscelare il fondo acrilico del colore desiderato con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. Applicate poi due mani da 130 grammi a metro quadro in maniera uniforme, con un intervallo minimo di 2 ore e massimo di 4. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Miscelate la finitura con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. Applicate in modo uniforme, possibilmente in mano unica, circa 130 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene in 12 ore. Per la variante dell'effetto Manhattan in tinta, invece, miscelate il fondo bianco con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo minimo di 2 ore e massimo di 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Miscelate la finitura acrilica metallizzata con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. Applicate la finitura scelta in modo uniforme, possibilmente in mano unica, di circa 130 grammi a metro quadro. Nell'eventualità che si cerchi un effetto più polveroso, si raccomanda di applicare la finitura in due mani a distanza di 3 o 5 minuti. L'essiccazione completa avviene in 12 ore. Gli effetti Berlin, Dubai e Mumbai condividono molti degli ingredienti preparatori. Per tutte e tre occorre procurarsi il fondo poliuretanico bianco, i due induritori e il diluente. Ciò che cambia è la finitura. Per l'effetto Berlino occorre la finitura acrilica alluminio, per l'effetto Dubai oro la finitura acrilica oro e infine per l'effetto Mumbai argento la finitura acrilica argento. Per tutti e tre gli effetti, miscelate il fondo bianco con l'induritore per fondo poliuretanico e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Attendete 12 ore prima di procedere alla sovrapplicazione, che a seconda dell'effetto sarà finitura acrilica alluminio, finitura acrilica oro o finitura acrilica argento, sempre miscelate con induritore per finitura acrilica e diluente in rapporto 100 a 10 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Procediamo con l'effetto Firenze marmo. Per realizzarlo occorre il fondo poliuretanico bianco, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, la tinta nel colore desiderato, il diluente per tinta, la finitura acrilica, l'induritore per finitura acrilica e uno straccio oppure un tampone. Per l'applicazione occorre miscelare il fondo bianco con l'induritore per fondo poliuretanico e il diluente in rapporto 100 a 50 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 600. Miscelate la tinta con il diluente per tinta in rapporto 10 a 300. Applicate 10 o 20 grammi a metro quadro e subito dopo procedete alla spugnatura della superficie con tampone o carta assorbente intrisa di diluente. Questa operazione deve essere condotta in maniera disordinata, evitando la stracciatura al fine di ottenere un effetto disomogeneo e non ripetitivo. Interrompete la spugnatura non appena raggiunto l'effetto desiderato.
Attendete 2 ore prima di procedere alla sovrapplicazione con finitura lucida miscelata con induritore per finitura acrilica e diluente in rapporto 100 a 80 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Per l'effetto London filato, procuratevi il fondo poliuretanico bianco, induritore per fondo poliuretanico, il fondo filante nel colore desiderato, induritore per fondo filante, la finitura acrilica, l'induritore per finitura acrilica e il diluente. Per l'applicazione, miscelate il fondo bianco con idoneo induritore e diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate 2 mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Miscelate il fondo filante con l'induritore specifico in rapporto 100 a 100. Applicate regolando la pressione a massimo 1 bar. Trattandosi di un effetto filato, suggeriamo di applicare in piano e in maniera non uniforme. Applicazioni in verticale sono possibili, ma verranno evidenziate più le gocce d'impatto che le ragnatele. Attendete 2 ore prima di procedere alla sovrapplicazione con finitura acrilica miscelata con specifico induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Procediamo con l'effetto Oslo Brina, che si ottiene con il fondo poliuretanico bianco, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, la patina all'acqua effetto Brina, la finitura acrilica oro, l'induritore per finitura acrilica. Per l'effetto Oslo, miscelate il fondo bianco con l'induritore per fondo poliuretanico e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate 2 mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Ripulite accuratamente la superficie dalla polvere di carteggiatura con un panno umido e procedete all'applicazione della patina all'acqua effetto Brina. Applicate circa 50 grammi a metro quadro in piano. Successivamente, posizionate su di una superficie piana il supporto verniciato, avendo cura di proteggerlo da correnti d'aria troppo forti o fonti di calore dirette. Grammature inferiori riducono la texture dell'effetto ed essiccazioni forzate con forte ventilazione o fonti di calore dirette possono modificare la modalità di cristallizzazione. Attendete 12 ore prima di procedere alla sovrapplicazione con finitura acrilica oro miscelata con l'induritore per finitura e il diluente in rapporto 100 a 10 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. L'effetto Detroit si ottiene con il fondo poliuretanico nero, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, il fondo acrilico lucido, l'induritore per fondo acrilico, l'effetto cromo e la finitura lucida. Per realizzarlo, miscelate il fondo nero con l'induritore specifico e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate 2 mani da 150 grammi a metro quadro in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 320. Miscelate il fondo acrilico lucido con l'induritore per fondo acrilico e il diluente in rapporto 100 a 80 a 30 e procedete con l'applicazione.
L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 150 grammi a metro quadro. Attendete 12 ore per l'essiccazione e successivamente, senza carteggiare né graffiare la superficie, applicate l'effetto cromo. La grammatura consigliata è di 30 grammi a metro quadro in mano unica. Dopo 6 ore è possibile sovrapplicare con la finitura lucida specifica per effetto cromo. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. La carteggiatura o eventuali incisioni, accidentali o volute, del fondo acrilico lucido prima dell'applicazione dell'effetto cromo produrranno un effetto diverso dall'effetto cromo specchiato. E con Detroit abbiamo finito. Era l'ultimo effetto. Ora tocca a voi sperimentare i nostri effetti speciali. E se avete dei dubbi, visitate la nostra pagina Facebook Milesi o collegatevi a www.milesi.com. Alla prossima!